Ciao a tutti, allora sono qui dietro le quinte e è l'ora di pranzo, devo truccarmi e poi oggi pomeriggio ci sarà lo spettacolo, quindi insomma ho girato qualche scena così per farvi vedere un po' l'ambientazione, per farvi vedere dietro le quinte, i camerini e insomma il palco e tutto. Sono emozionatissima e niente, spero vada tutto bene e come detto ecco adesso vado a truccarmi perché c'è l'estetista che ci trucca. Ovviamente vi lascerò qualche scena del musical, anche se non potrete sentire le canzoni perché YouTube non me le fa pubblicare, quindi metterò comunque una base di sottofondo, però qualche scena spero di riuscire a farvela vedere, a riuscire insomma a registrarlo, prendere qualche registrazione di qualcuno che è venuto a vederci. E niente, incrociamo le dita. Oggi è giovedì dell'8 dicembre, quindi oggi voglio fare una ripresa un po' più particolareggiata perché ovviamente oggi è il giorno in cui faremo l'albero. In realtà volevo soltanto dirvi che in questi primi 3 giorni della settimana non ho fatto niente di che, cioè ho fatto sempre le stesse cose da mattina a sera, quindi mi sono alzata alle 6:30, sono andata... ho fatto colazione, insomma mi sono preparata, sono andata al lavoro, di solito con patendo anche piuttosto freddo perché la mattina è sempre, insomma ci sono sempre pochi gradi. Niente, dopo ovviamente ho fatto le solite cose, quindi ho riordinato la casa, ho cucinato. Non lo so se è buonissimo, però fa gola perché lo assaggeremo oggi.
parti dei miei pensierini proprio appunto croce e niente. Questo è tutto quello che ho fatto. La sera sono andata a letto, ho letto un po' il mio libro che è al momento Il bambino della montagna, Il bambino sulla montagna, ora non ricordo il titolo esatto, tanto lo vedrete, e poi ho fatto la ninna per riprepararmi per il giorno successivo. Comunque oggi è un giorno, come ho detto, un po' particolare perché finalmente è il momento di fare l'albero. Noi lo facciamo rigorosamente vero, quindi l'abbiamo già comprato, lo dobbiamo invasare e poi oggi lo decoreremo insieme. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. Guardate che bello svegliarsi in questo modo. Ah, che vista! Comunque, questa mattina non sono a lavorare nell'altro posto, insomma, dove faccio i tessuti, dove lavorano i tessuti, perché hanno fatto ponte, giustamente, e quindi io compenso andando al negozio, quindi oggi torno al mio lavoro principale. In questo modo posso mettermi un po' in pari con le cosine che mi sono rimaste indietro in queste settimane e in ogni caso ci lavorerò per tutto il fine settimana. Comunque io adesso faccio colazione che ho molta fame e niente, vi porto con me per tutto il giorno come sempre. Allora, in questa mia versione da casa sono nel mio studio, diciamo, insomma, dove niente, nella mia stanza dove c'è il mio computer e niente, oggi siamo il 10 dicembre ed io stamattina ho lavorato, sono andata al negozio, anche se la giornata si preannunciava molto
nebbiosa, alla fine insomma abbiamo lavorato comunque e niente, ho lavorato soltanto la mattina e poi per pranzo sono tornata a casa e oggi sono a casa e dovremo andare adesso a fare un po' di shopping natalizio e non, comunque un giorno che siamo, un pomeriggio che abbiamo libero sia io che il maritino, è bene sfruttarlo perché se no siamo sempre occupati, anche domani per esempio saremo occupati e quindi andiamo ed io vi porto con me, poi credo che concluderò questo vlog con quella ripresa, insomma con la ripresa dello shopping e niente, domani avremo un mercatino stile natalizio insomma del mio paese e avremo anche, metterò anche il banchino fuori con tutta la rovina del negozio, però non ha messo bel tempo domani, quindi speriamo che qualcuno ci assista e che riusciamo comunque a lavorare, ma quello che succederà domani voi lo vedrete chiaramente nel vlog della prossima domenica, quindi se siete interessati a vedere che cosa ho organizzato col negozio, come esporrò i libri eccetera, insomma mi raccomando seguitemi anche nel prossimo vlog della prossima settimana. Io niente, per ora vi do un bacio. Noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!